88 giorni alle Olimpiadi e 121 alle Paralimpiadi, le Olimpiadi che Sky Sport HD seguirà come mai sono state seguite nella loro storia. Intanto saluto Giovanni Bruno da Milano, puntuale come un orologio svizzero. Giovanni, buongiorno. Lo dicevamo, poi vi racconteremo il weekend e il primo maggio di Giovanni Bruno, uomo di vero sport. E dunque, Nicola e Tommaso Marconi, buongiorno, ben arrivati. Avevo premesso senza alcuna fantasia che avremmo fatto un tuffo all'interno delle Olimpiadi. Sono tuffatori di eccezione perché ancora attivi, e come, adesso ne parliamo. Saranno però la voce e i volti a commentare le gare di tuffi a Londra. Allora, che effetto vi fa diventare giornalisti, cronisti, commentatori, opinionisti? Molto particolare, e noi siamo abituati a viverla di persona, l'esperienza, però siamo molto emozionati di far parte della squadra di Sky e non vediamo l'ora. Commentare i tuffi, dicevamo, durano un secondo e... Un secondo e mezzo, due, a seconda dell'altezza, durano veramente poco. Però sarà interessante raccontare che cosa succede nella testa di un tuffatore in questo secondo e mezzo, perché ti devo dire che succede tanto nella testa di un tuffatore, soprattutto di un tuffatore esperto, perché il tempo si dilata. Il tempo si dilata. Allora, vogliamo vedere delle immagini che riguardano proprio Tommaso Marconi. Il tempo si dilata, però vediamolo in tempo, in diretta, come se fosse. Ecco. A parte che sembrate i bronzi di Riace, Dio vi benedica, e vabbè, questa è una. Ma sincronismo perfetto. Sì, questa è stata una delle gare invernali di quest'anno, dell'anno 2011-2012, che comunque ci è valsa la qualificazione per la Coppa del Mondo di febbraio a Londra, dove siamo andati a fare il test event delle Olimpiadi. Abbiamo già visto il campo gara. Allora, voi avete conquistato 3 medaglie europee nei tuffi sincronizzati dal trampolino 3 metri, un oro a Madrid nel 2004 e 2 bronzi, a Berlino nel 2002 e a Budapest nel 2006. Qualificati alle Olimpiadi di Pechino nel trampolino da 3 metri. Siete bravissimi. Grazie. Chi è che ha cominciato a fare il tutto? Sei stato tu. Sì, che ha poi... sono il più vecchietto, diciamo, della famiglia. Sono il fratello maggiore. Ho iniziato all'età di 6 anni. Uh-huh. Per curiosità, non conoscevo né Di Biasi né Cagnotto. Era stata una cosa un po' estemporanea. E da lì poi è arrivato Tommaso, Maria... tutti quanti, il cugino Michele che sarà a Londra, quindi sarà un piacere commentare, mamma mia, che emozione. Devi sapere che noi siamo nel Guinness dei primati, perché siamo 3 fratelli che sono andati alla stessa Olimpiadi e quindi abbiamo un piccolo record. Ora a questa parteciperà il cugino, quindi alla fine in famiglia siamo 4. Ma cioè, è meraviglioso, tutto in famiglia. Giovanni Bruno, allarghiamo la famiglia e inseriamo d'ufficio. Ma li abbiamo anche separati noi, la cosa divertente, li abbiamo separati perché io ho assistito davanti alla mia scrivania una specie di sorteggio fra Tommaso e Nicola, perché si dovevano dividere, cioè tu hai visto il loro sincro, la loro perfezione? Sì. Ecco, uno di due verrà a Londra e l'altro resterà a Milano a commentare il 3D, quindi avrà anche il compito di avere questa straordinaria opportunità per la prima volta di commentare un'Olimpiade in 3D. Quindi Nicola, che aveva già cominciato a commentare per esempio con Lia Capizzi tuffi grandi altezze, resterà a Milano, mentre Tommaso prenderà l'aereo con noi e verrà a Londra a commentare dall'Aquatic Center, mentre Maria, ahimè, non si è riuscita ancora a qualificare per l'Olimpiade, mentre Benedetti si è qualificato, come dicevano loro, nei tuffi, quindi il loro cugino. La cosa bella è che adesso siamo arrivati a 187 qualificati, quindi veramente piano piano la nazionale italiana sta andando molto bene avanti. Eccola qua Maria, la guardiamo e la seguiamo insieme in questo tuffo. Giovanni, tu hai detto la parola magica, il 3D. Quando in queste settimane ci è capitato di dire che arriveranno anche le gocce d'acqua a casa, è perché questo modo, lo ribadiamo, completamente nuovo, rivoluzionario, di offrire le Olimpiadi di Sky Sport HD, davvero, ecco, nel caso dei tuffi ci farà sentire praticamente dentro l'acqua. Sì, guarda, noi abbiamo fatto, cioè, diciamo, gli organizzatori hanno fatto degli studi per quanto riguarda il 3D, ovviamente delle prove. È un palinsesto con oltre 260 ore di tridimensionale, quindi qualcosa di straordinario.
l'elemento più bello, la disciplina più bella che hanno fatto queste prove, eccetera, sono proprio i tuffi. Veramente sembra, insomma, praticamente il telespettatore si tufferà con l'atleta, è qualcosa di inaspettato, assolutamente. Alcune discipline sono molto complesse e complicate anche da vedere. I tuffi è qualcosa di straordinario, quindi imperdibile. E Nicola in questo caso ha veramente un compito, diciamo, facile da un punto di vista emotivo, difficile da un punto di vista per raccontare una cosa che lui se la sente dentro, come anche Tommaso. Però non è facile, secondo me, anche per un atleta cercare di trasmettere delle emozioni che solo loro sono riusciti a raccontare, a vedere. Allora, Nicola, proviamo a fare una cosa, proviamo a raccontare l'emozione dell'essere tuffatori e del diventare tuffatori a ragazzi o a bambini che vedranno forse i tuffi per la prima volta nella loro vita, i tuffi, quelli veri, quelli importanti, perché l'Olimpiade diventa automaticamente il punto più importante dove guardare lo sport. Perché appassionarsi al vostro sport e farlo diventare una professione, anzi una ragione di vita? Perché è uno sport difficile, non lo nascondo, l'ho sempre pensato, ma è uno sport che al tempo stesso ti dà parecchio, ti restituisce parecchio. Più tu dai a questo sport e più ne ricavi, perché impari a fare di tutto con il tuo corpo, non solo a tuffarti, hai un controllo di te, dei tuoi movimenti, della tua concentrazione nel momento della tensione incredibile, che pochi altri sport possono darti. E quindi, anche se non riuscirai mai a diventare un campione, avrai comunque ottenuto un bagaglio di esperienza fisica e psicologica che comunque ti porterai avanti per tutta la vita e ti sarà sempre utile. Almeno questo è quello che penso io. Sicuramente, Tommaso, per noi comuni mortali, ed è il motivo per cui si guardano i tuffi, no? Per cui è la cosa che vi rende degli angeli, proprio volanti, e sapete fare quello che a noi, anche al più bra, non ne parliamo. Stavo spiegando, il mondo dei tuffi non ha perso nulla, che io ho faticato per imparare a tuffarmi a candela, quindi è l'unico modo in cui mia sorella bravissima che fa dei tuffi, io candela, hanno dato tutto a lei, come sempre. Allora, Tommaso, riuscire a realizzare tutto questo sapendo che, se si dovesse fare anche a livello agonistico, a volte si perde, perché basta un istante, basta un momento di concentrazione in meno e si perde. E la vostra qualità è quella di essere veri campioni, perché siete sempre stati pronti a conquistare non solo tutte le vostre medaglie, ma a riconquistare anche quel centimetro che, esatto, tutto sommato potevate avere perso. Guarda, tutto questo avviene perché dietro c'è un grande lavoro di noi stessi, del nostro tecnico, e tanti sacrifici che abbiamo fatto anche da ragazzi, 14-15 anni, quando prima di andare a scuola andavamo ad allenarci. Alle 7 di mattina arrivavamo in piscina, alle 8 andavamo a scuola, quindi si faceva una corsa, tutti bagnati, si arrivava a scuola e la gente dice: ma dove sei stato? Che fuori c'è il sole. Sì. E quindi vagli a spiegare che andavamo ad allenarci. Però c'è un grande lavoro dietro, e tanti tuffi, ripetizioni, e quello ci porta poi a correggere l'esecuzione anche in aria. Però ecco, dietro a un tuffo c'è tanti anni di lavoro. Prima di chiedere le speranze dell'Italia, chiedo: ve ne accorgete quando per aria avete fatto tutto quello che dovevate e tutto perfetto? Sì, cioè, assolutamente c'è sì. C'è la percezione? Sì, e quello è il momento più difficile, perché quando ti accorgi che hai fatto tutto per bene, non devi perdere la concentrazione, perché anche l'ultimo istante dell'ingresso in acqua può essere cruciale. Può darti quel mezzo voto che fa la differenza fra una medaglia ai mondiali oppure no. Perché, come ben sai, e Tommaso, a Roma 2009 perdemmo la medaglia di bronzo per 9 centesimi di punto. Sì. Non che ci sia stata una distrazione da parte nostra, anzi, quella è stata la nostra miglior prestazione, che l'anno prima a Pechino ci avrebbe fruttato la medaglia d'argento addirittura. Però è andata così, e come hai detto tu, bisogna essere sempre capaci di rialzarsi e andare belli, avanti. No, ma voi siete proprio noti per essere persone speciali, ma tutto il gruppo, sia chiaro. Tifiamo per loro, adesso vi dico dove dobbiamo tifare. Giovanni Ridacchia, adesso parliamo anche della bicicletta di Giovanni Bruno. Non ci facciamo scappare nulla. L'Italia che cosa farà? Che cosa speriamo possa fare alle Olimpiadi di Londra 2012? Beh, abbiamo intanto raggiunto il record di partecipanti italiani, ce l'abbiamo eguagliato, perché a Pechino 2008 eravamo in 8. E anche in questa edizione saranno 8 tuffatori. Le speranze, io per scaramanzia non voglio dire niente, però abbiamo dei tuffatrici e dei tuffatori di ottimo livello che possono fare
dei buoni risultati. Guarda, potrei sbilanciarmi un po' io, anche se siamo comunque un po' scaramantici. Abbiamo delle ottime possibilità in campo femminile, fra virgolette. Virgolette. Perché abbiamo un'atleta veramente, una figlia d'arte molto brava. In campo maschile abbiamo degli atleti molto competitivi e diciamo che l'unico ostacolo per la piattaforma, per gli atleti sia della piattaforma che del trampolino, potrebbe essere l'inesperienza, perché siccome la squadra è composta anche da giovani elementi che non hanno mai partecipato alle Olimpiadi, sì, potrebbero farsi prendere un po' dal panico, però sono comunque degli atleti che possono andare avanti nelle gare. Allora, facciamo vedere il promo di Londra 2012, non è legato ai tuffi, ma per ricordare la grande emozione dello sport, e poi ho ancora un po' di domande da fare a questo formidabile duo. Vediamo. Giochi olimpici London 2012. Unici, incredibili, completi. Impossibile perdersi un'emozione, una medaglia, una gara degli azzurri. Dal 27 luglio, i Giochi olimpici London 2012 ti aspettano su Sky Sport. Giovanni, state facendo adesso le ore di sonno in più per quando dormirete, le ore di sonno in meno quando saranno iniziate le Olimpiadi? Sì, ci stiamo riposando, ma per modo di dire, perché come tu sai è partita anche una bellissima rubrica su Sky TG24 che si chiama Londra 24, che è molto bella e racconta tante storie olimpiche. Prossima settimana, sabato, andrà in onda tutte le storie legate al ciclismo, ciclismo su pista. Quindi no, stiamo facendo un buon lavoro, secondo me, anche di accompagnamento per quanto riguarda l'arrivo poi del 27 di luglio per l'Olimpiade. Mi fa sempre spavento quando vedo i promo e vedo 13 canali, non perderete tutto, eccetera, eccetera, perché realmente sarà una gran fatica da un punto di vista lavorativo, senz'altro, ma tantissima, una grandissima emozione nel poter raccontare un'Olimpiade. Saranno 16 giorni straordinari, cioè tutto questo pandemonio poi si sviluppa in 16 giorni, questo è qualcosa di incredibile, quante discipline ci sono, ecco, dai tuffi commentati dai fratelli Marconi a tutto ciò che fa spettacolo olimpico, va? In fondo vedete, ecco, Giovanni Bruno è riuscito a sintetizzare perfettamente, tutto l'impegno, il formidabile impegno di un tuffatore si consuma in un secondo e mezzo, questo lavoro che non ha davvero eguali nella storia della televisione che Sky Sport HD sta realizzando, si consumerà in 16 giorni. Fatti i paragoni, sarà come un tuffo che dovrà e sarà perfetto nel blu della piscina, che sembra tanto piccola, scusate la domanda banale, quando voi siete lì e saltate, io già soffro di vertigini, ma voglio dire, se sembra un francobollino, no? Quando sei dalla piattaforma di 10 metri, sì, sembra veramente un francobollo, fa impressione. Sì. Tutt'oggi, anche per noi, quando andiamo su da 10, c'è sempre un bel po' di rispetto per l'altezza. Ma quanto sono belli sti fratelli. Allora, dove vi seguiamo? A Eindhoven? A Eindhoven, a maggio. Quando? Partiamo il 12 maggio perché abbiamo il campionato d'Europa. Wow, e noi saremo lì a fare un chiasso, ma non avete neanche idea di quanto siamo capaci di fare chiasso. In bocca al lupo. Crepi, grazie, grazie a voi. Un saluto ovviamente a Nicola e Tommaso Marconi. Un abbraccio a Maria, un abbraccio a vostro cugino Michele, si chiama? Michele, lo seguiremo alle Olimpiadi di Londra. Giovanni Bruno, che cosa fa un vero sportivo come te? Allora, mi hai detto che domani vai in bicicletta. Sì. Ieri hai portato tua figlia a scherma e oggi ti riposi in ufficio? È la cosa migliore, guarda, perché la fatica che si fa in bicicletta è terribile, però mi devo allenare per le Gran Fondo, dovrò fare la maratona delle Dolomiti e quindi bisogna pedalare. Ho una meravigliosa bici della squadra di Sky Team, quindi anche là mi alleno, mi diverto, e passami il termine, rimango giovane. Ma... Ah, su questo non ci sono dubbi, Giovanni Bruno ha compiuto da poco i 18 anni e si vede. E quando verrà qui a Roma ve lo racconteremo non solo nella sua veste professionale, ma nella veste di uomo che, credetemi, ama veramente lo sport, se no non potrebbe fare il lavoro che fa con questi risultati. Questo lo dico di cuore perché lo conosco, ti ringrazio molto, come una grande persona. Giovanni Bruno, grazie, viva Londra 2012, da seguire rigorosamente su Sky Sport HD. Assolutamente sì. E meravigliosi fratelli Marconi, siamo con voi. A presto. A maggio a Eindhoven e ovviamente a Londra 2012. Ci vediamo a Londra. Grazie a voi. Allenatevi.